una decisione improvvisa, una decisione che è meditata da diverso tempo per il disagio che ormai stavo provando all'interno del Movimento 5 Stelle. Disagio dovuto a linee politiche deboli, incoerenti, al caos interno, anche alla nuova gestione e organizzazione che non mi ha soddisfatto. Ma c'è una correlazione con il Quirinale? No, assolutamente no. In realtà, ripeto, è stato un malumore accumulato nel tempo, anche rapporti umani che si sono disgregati, che mi hanno portato all'uscita dal Movimento 5 Stelle. Dopodiché io ho iniziato delle interlocuzioni perché la mia intenzione non era quella di rimanere nel gruppo misto, ma di entrare in un partito e quindi da lì volevo rimanere con un'area di centrosinistra, questo è importante, per cui i miei interlocutori erano sicuramente il PD, ma anche Italia Viva, e poi per ragioni anche personali, di serenità mia, legate anche al territorio, ho optato alla fine per Italia Viva.